Nell'ampia valle, bagnata dall'Adige e circondata dalle incombenti montagne, Trento, la città dei principi vescovi, distende le sue strade signorili, ricche di severi ed antichi palazzi di schietto carattere veneto e di fresche costruzioni moderne. Nella scenografica piazza, dove i mille zampilli della fontana del Nettuno scintillano al sole e si riflettono sulle case affrescate, il Duomo eleva le sue nobili linee romaniche. Trento è sempre stata, in tutti i tempi, fedele custode dell'italianità di questa meravigliosa valle. Lo attestano i monumenti eretti dalla fede dei trentini sparsi nel mondo e i ricordi racchiusi dalle mura del castello del Buon Consiglio che videro il martirio dei patrioti. L'ossario di Castel Dante, che domina Rovereto e che raccoglie le gloriose spoglie dei caduti per la liberazione del Trentino, è il più saldo vincolo che unisce questa terra alle altre regioni della patria comune. Sul torrione dell'antico castello, la grande campana, fusa nel bronzo dei cannoni, suona ogni sera in onore dei caduti di tutte le guerre, memore atto di pietà e di riconoscenza. Rovereto, patria di martiri e di letterati, di scienziati e di musicisti. Scendiamo ora sulla vasta distesa azzurra del Garda, riva ridente e linda, dominata da erte pareti rocciose, specchia nel lago la torre apponale e la mole della sua austera rocca. Nel risalire la valle delle Sarche ci avvince la poesia dei luoghi e il quadro romantico di Castel Toblino, le cui mura merlate fanno contrasto con la pace idilliaca del quieto lago. Acque che zampillano dalla montagna riempiono la valle della loro frescura e del loro mormorio. Qui è il luogo ideale dell'allevamento della trota, lo squisito pesce destinato ai mercati delle lontane città. Sugana si apre invitante e ridente. Pergine, dominata dal turrito castello, è il primo centro importante della valle che si incontra, mercato agricolo frequentatissimo.
Nelle valli più aperte del Trentino trova ambiente adatto il frumento, che occupa una superficie superiore agli 8.000 ettari. A tale coltura vengono date abbondanti concimazioni presemina di perfosfato minerale e solfato ammonico, mentre allo sciogliersi delle nevi gli agricoltori intervengono con ripetuti spargimenti di nitrato di calcio o di nitrato ammonico. Sempre in Valsugana è molto noto il centro termale di Levico, le cui acque minerali sgorganti dalle grotte di vetriolo da secoli attirano i malati bisognosi di cure. Ma sul lago di Levico, dalle verdi acque, è sorto anche un centro balneare di prim'ordine, assai frequentato nella stagione estiva. E vasta valle di Non, il castello di Cles domina le pendici degradanti sul lago artificiale, sparse di ville e di paesi. Cles è il centro principale della valle fin dall'epoca romana e la sua origine si perde nella notte dei tempi. In tutta la valle di Non è molto diffusa la frutticoltura, che assorbe l'attività di buona parte della popolazione. Ai fruttiferi si accordano particolari cure e, prima di tutto, razionali concimazioni eseguite anche con il moderno sistema del palo iniettore. Tempestivi trattamenti permettono un perfetto controllo dei parassiti. Dopo l'applicazione invernale del Fiobar, viene molto usato nella buona stagione contro gli afidi il Carfosan, estere fosforico dall'energica azione di contatto. Soltanto razionali cure colturali possono condurre a soddisfacenti e tangibili risultati. La frutta della Val di Non, grazie alla appassionata competenza dei coltivatori, è assai richiesta dai mercati nazionali ed esteri per la sua sapidità, fragranza e per il suo aspetto sano ed attraente. Centro maggiore della Val di Fiemme, Cavalese giace sopra un verde ed ameno altipiano. Qui è la sede di un'antica magnifica comunità generale che comprende 7 comuni e che amministra un ingente patrimonio di boschi e di pascoli. Poco distante è la bella chiesa parrocchiale dal caratteristico atrio affrescato e dal pregevole portale marmoreo.
Durante la stagione estiva, Cavalese è anche rinomato centro di villeggiatura grazie alla sua incantevole posizione. L'aperta valle verdeggia di prati fioriti. Ogni anno, in virtù delle concimazioni di fine inverno con perfosfato minerale, si ottiene un'abbondante produzione di ottimo fieno per l'alimentazione degli importanti allevamenti locali. Predazzo è altro grosso centro commerciale e industriale della Valle dell'Avisio, nodo stradale e luogo di villeggiatura. La scuola alpina della Guardia di Finanza trova la sua sede ideale fra questi alti monti che costituiscono una meravigliosa palestra di ardimento. Ai piedi delle aspre pareti dolomitiche, ricchi pascoli si stendono verdeggianti. All'alpeggio, il magnifico bestiame trova nel salubre ambiente d'alta montagna condizioni ideali di vita. Il patrimonio zootecnico è di oltre 114.000 capi nella provincia, in gran parte di razza bruno-alpina. In questi ultimi anni sono stati fatti notevoli passi verso il miglioramento genetico della razza e si è introdotto largamente nell'alimentazione l'impiego del fosfato bicalcico. I tecnici dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, nella malga sperimentale di Iuribello, formano le maestranze specializzate e indirizzano, fra l'altro, i giovani verso la migliore conoscenza dei caratteri somatici del bestiame allevato. Il latte viene trasformato nei numerosissimi caseifici sociali che hanno in provincia di Trento antica tradizione, nei tipici formaggi della zona, l'Asiago e il Montasio. La Val di Fassa, dominata dai colossi montani, è l'estremo lembo della provincia proteso verso Levante. Un caratteristico artigianato si è sviluppato in questa zona. Pazienti mani fermano sui bianchi merletti vaghi disegni in una mirabile manifestazione d'arte e di poesia. Scendiamo nuovamente nella fertile Vallagarina, dove il lavoro dell'uomo ha imbrigliato il largo fiume e ne ha utilizzato le acque ai propri fini. L'acqua è l'elemento indispensabile per un'agricoltura progredita, e la derivazione dall'Adige permette l'irrigazione per scorrimento di molti terreni della valle. Oggi si va diffondendo anche l'irrigazione a pioggia che, insieme ad una notevole economia di acqua,
ne permette una migliore e più razionale distribuzione con notevole beneficio delle colture. In questo campo notevoli progressi sono stati compiuti e le aziende più evolute si sono attrezzate con moderni e perfetti impianti. Tra le piante da rinnovo, assai importante in Vallagarina, il tabacco, che occupa quasi 400 ettari e che impegna molta manodopera, femminile soprattutto. Molto diffuso il Gran Turco, che copre circa 10.000 ettari dei terreni più fertili. I tecnici indirizzano gli agricoltori verso attente cure colturali e adeguate concimazioni con perfosfato minerale e solfato ammonico, concimi indispensabili soprattutto alla patata, che, estesa sopra oltre 9.000 ettari, rappresenta un fattore economico di primo ordine nell'agricoltura trentina. Anche la lotta antiparassitaria viene curata opportunamente. Se i campi di patate sono invasi dalla dorifora, occorre intervenire prontamente per colpire l'insetto fin dalla sua prima comparsa. Il rimedio più efficace ed ormai universalmente conosciuto è il Gesarol. Per ogni ettolitro d'acqua bastano 200 grammi di Gesarol al 50% di DDT, oppure un chilogrammo del tipo al 10% di principio attivo. San Michele all'Adige, il noto istituto tecnico agrario prepara i giovani nelle diverse discipline con moderni mezzi didattici e perfette attrezzature aziendali. Sede nell'antico convento degli Agostiniani, sorge in una plaga viticola ubertosa, celebrata per i suoi vini di pregio ottenuti da uve sane grazie a tempestivi e ripetuti trattamenti contro la peronospora. Oggi si applica con successo anche il nuovo antiperonosporico Aspor. L'impiego di zolfi di alta purezza e di grande finezza combatte efficacemente l'oidio ed assicura la sanità della produzione.
Mezzo Lombardo, insieme a Mezzo Corona, è il centro industriale e commerciale di questa ricchissima plaga. Qui siamo veramente nel regno della vite che occupa con i suoi pergolati tutta la valle. Quando l'autunno s'annuncia, la valle dell'Adige echeggia di lieti canti e si profuma del dolce odor di mosto che tutta la invade. La vite ha in questa zona una storia plurisecolare e l'antica tradizione, oggi, con i mezzi tecnici moderni, si va sempre più affinando. Predominano nella vasta e pregiata produzione viticola i vini rossi e soprattutto il Teroldego, detto anche il vino principe del Trentino, dal bel colore rosso rubino e dal profumo delizioso. Ma non va dimenticato, infine, che la provincia, tipicamente montana, ha un imponente patrimonio boschivo che dà una produzione di legname da lavoro e da ardere veramente notevole, la più elevata di tutte le province trivenete. Dal legno odoroso di resina, abili mani sanno creare vere opere d'arte, deliziose immagini cui l'animo sognante dell'artefice sembra infondere un soffio di vita. Immagini tolte dalla materia grezza delle maestose selve, dove si forma, di fronte alla solennità della natura, il carattere rude e generoso delle semplici e laboriose genti della montagna.